Faccia a faccia ieri pomeriggio fra Renzi e i costituzionalisti nel seminario organizzato dal ministro Boschi per discutere di riforme, assenti giustificati Zagrebeschi e Rodotà, che avevano criticato nelle scorse settimane le proposte del governo, accusati a loro volta da Renzi di bloccare così il percorso delle riforme. Dicono di essere impegnati, verranno in commissione al Senato, per cui ci sarà un ritorno, come anche se le metafore calcistiche oggi forse non funzionano tanto. Sarebbe stato utile che ci fossero anche le loro voci oggi. Al loro posto altri costituzionalisti tendenzialmente d'accordo sull'impianto base della riforma, alcuni però restano critici sul metodo di elezione dei senatori che verrebbe demandato alle regioni. Non creerebbe, diciamo, una composizione ordinata e non riuscirebbe neppure a rappresentare le istituzioni regionali come invece inizialmente una parte della proposta mirava a fare. Nel suo intervento davanti ai professori, il Presidente del Consiglio ha di nuovo sottolineato la necessità di andare avanti con le riforme. Sostenere questo non è né autoritarismo né esercizio violento della cosa pubblica, è semplicemente la constatazione sulla quale da decenni i costituzionalisti, i politici, i rappresentanti delle autorità territoriali convergono in modo pressoché unanime. E poi ha anche avvertito: non sottovalutiamo che in Europa, più che alle nostre riforme economiche, stiamo guardando alle nostre riforme istituzionali. E sui tempi delle riforme il ministro Boschi è stato chiaro: domani adottiamo il testo base in commissione, il testo poi che arriverà in aula ovviamente non è il testo che votiamo domani, che è un punto di partenza. L'importante è quello che arriverà poi finale dopo il voto in aula. Il 10 giugno. Stiamo lavorando a pieno ritmo per quella data. E sull'invito di Berlusconi di riaprire la discussione anche sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica, il PD rimanda al mittente. Al posto suo lascerei stare il presidenzialismo e non mi sembra una soluzione praticabile per questo Paese. Il presidenzialismo è un altro discorso, stiamo lavorando pesantemente su riforme che non sono mai state fatte in tutti questi anni, che aspettano da decenni. Non credo che il presidenzialismo sia all'ordine del giorno di questa legislatura. L'Italia è una repubblica parlamentare, passaggio ad un sistema presidenziale, non ne vedo le condizioni politiche e storiche.